Oggi è un giorno importante perché come primo comune al sud noi abbiamo messo in diversi punti del paese delle cucce che possono utilizzare i randaggi in vista del freddo che ci sarà nei prossimi mesi e anche comunque d'estate con il grande caldo che arriva. È un riparo per loro ed è un modo anche per stare più sereni noi sapendole al sicuro. Questa iniziativa è partita con il lavoro di tutte le volontarie che fanno parte dell'associazione, in particolare con l'autorizzazione dell'amministrazione comunale che ci ha autorizzati a poterle installare in diversi punti del paese. In accordo con loro abbiamo scelto diversi punti. È un giorno importante perché comunque, a parte la cuccia posizionata in luogo sul suolo pubblico, si dà proprio, è la prima iniziativa formale che fa l'associazione insieme al comune e si dà proprio il messaggio, passa proprio il messaggio ai cittadini di dire l'associazione c'è e i randaggi hanno il giusto rispetto e si tiene conto del problema del randagismo a Cervinara. È la prima volta, in questo paese che si dà così tanta voce ai randaggi. Spero che se ne susseguano tante altre. Da parte nostra ci saranno molte altre iniziative. Spero che anche nei paesi limitrofi Cervinara dia una luce, un faro di speranza, giusto per iniziare un qualcosa anche insieme. Insieme si può, più siamo, meglio è. Speriamo di fare tante cose in futuro anche migliori.